anzitutto la nostra piccola faccenda finanziaria. Questi sono aggeggi pratici. Guardi, qui le sovrane, qui gli cellini e qui le corone. Penso che controlli. Grazie, signore. Non c'è da ringraziare. Lei se li ha guadagnati. Ma non li porti così, quei soldi. Se li tira fuori da qualche parte, poi li perde. Dovrebbe comprarsi anche lei uno di questi aggeggi. Vedrà come sono pratici. Il mio sarebbe sempre vuoto. Perché lei non risparmia. Lei non sa ancora cos'è il denaro. Il denaro è potere. Ma se gioventù sapesse. Ma cosa dice Shakespeare? E tu metti il denaro in borsa. Iago. Lui sapeva cos'è il denaro. Ne guadagnava parecchio. Lei sa qual è l'orgoglio dell'inglese? Che sul suo impero non tramonta mai il sole. Bah, questo l'ha detto un celtico francese. No, no, le dirò io qual è la frase di maggior vanteria dell'inglese. Ho sempre pagato. Non ho mai preso a prestito uno scellino in vita mia. Ci riesce lei a sentirsi così? Non devo niente a nessuno. Ci riesce lei? Mulligan, 9 sterline, 3 paio di calzini, un paio di fangose cravatte. Caron, 2 guinee. Fred Ryan, 10 scellini. Bob Reynolds, mezza guinea. Temple, 2 pranzi. Signora McKernan, 5 settimane di pensione. Il gruzzolo che ho in tasca non mi serve a niente. Per il momento no. Lo so che non ci riuscirebbe. Lo so. Ma una volta o un'altra capirà. Noi siamo un popolo generoso, ma bisogna anche essere giusti. Mi spaventano questi paroloni che però ci rendono così infelici. Lei pensa che io sia un parruccone, vero? Un conservatore di vecchia lega, ma anch'io ho sangue ribelle nelle vene. Lei potrebbe farmi un favore, Mr. Dedalus, tramite qualcuno dei suoi amici letterati. Ho qui una lettera per la stampa. Vi dia, si tratta dell'arte epizootica. Vi dia un'occhiata. Glielo cantate bene, eh? Voglio che sia stampata e letta. Vedrà, alla prossima epidemia porranno un embargo sul bestiame irlandese. Eppure è una malattia che può essere curata. In Austria è già trattata regolarmente dai loro veterinari e si offrono di venire qui. Sto cercando di avere qualche appoggio al ministero, ma trovo soltanto ostacoli, intrighi, manovre di corridoio. Ascolti bene quello che le dico, Mr. Dedalus. Inghilterra è in mano agli ebrei, sì, in tutte le funzioni più elevate, finanza, stampa, dovunque facciano comunella, quelli succhiano le energie vitali dello Stato. Com'è vero che lei e io siamo qui? I commercianti ebrei
sono già all'opera nel loro lavoro di distruzione. Ma un commerciante è uno che compra a poco e rivende a molto. Ebreo Gentile fa lo stesso, no? Hanno peccato contro la luce. Lei può vedere le tenebre nei loro occhi. Ed è per questo che sono andati errando sulla terra fino ai giorni nostri. Ma chi non l'ha fatto? Non intende dire. La storia è un incubo da cui tento di risvegliarmi. Le vie del creatore non sono le nostre. E tutta la storia tende verso un unico fine, la manifestazione di Dio. Vai! Vai! No! Ah, ecco, quello è Dio. Che cosa? Un grido per strada. Io sono più felice di lei, Mr. Terrus. E prevedo che lei non resterà qui ancora molto a fare questo lavoro. Lei non è nato per fare l'insegnante, mi dica se sbaglio. Per essere uno che impara, piuttosto. Chissà. Per imparare bisogna essere lunghi. Ma la vita è una grande educatrice. Per quanto riguarda queste... Oh, sì. Se potesse farvi stampare insieme. Tenterò. Conosco un pochino due redattori di The Evening e Telegraph. Bene. Arrivederci, signore. Salve. Mulligan mi appioperà un nuovo soprannome. Il bardo difensor di Bobby. Ah, mi siete... Solo un momento. Dicono che l'Irlanda abbia l'onore d'essere l'unico paese che non ha mai perseguitato gli ebrei. Lo sa lei questo? No. E sa perché? Perché, signor? Perché l'Irlanda è l'unico paese che non li abbia mai fatti entrare.